Starfleet to Scout Ship, please give your position. Over. I am in orbit around the third planet of star known as Sun. Over. May this be Earth. Over. Positive. It is known to have some form of intelligent species. Over. <laughs> piace perché sei pieno di attrezzature vintage qui. Yeah, sì, sì, eh. assolutamente. Qua, questo, cos'è questo qui? Queste sono eh. le macchine dei Beatles. Le ma come? Quelli di b Road dove ci hanno fatto il primo album eh, i Beatles. Questa? Sì, queste qua, queste due. Perfettamente restaurate. Questo è questo l'hai preso in un'asta dove l'hai preso? L'ho preso un'asta ehm, praticamente quando ho iniziato nell'83 insieme ai microfoni dei Beatles. Eh, sì. I famosi Neumann 47 48 e M49 eh, sì. questo era il quattro tracce, il quattro tracce originale che io ho modificato in due tracce eh, a più alte Sì, nel senso che vedi, è un pollice. Sì. Ehm, aspetta ti faccio, vedere, ti faccio vedere il nastro, il nastro pertanto per farti eh. ah, no sì. per farti vedere questo è un nastro da un pollice si sì, per farti vedere eh. vedi ecco Mamma mia, però diciamo che la macchina quella lì originariamente era quattro tracce però stavano quattro pollice, tracce in questo spessore in un pollice eh. erano quattro quindi non c'erano i multipista. Sì, Difatti eh. loro facevano il famoso ping pong loro quindi avevano quattro tracce sparate su un pollice eh. che significa tantissima qualità, perché te pratica praticamente era un quarto di pollice a, a musicista. Certo. Poi un quarto di pollice, un quarto di pollice è, è tanta lana, voglio dire ecco. eh. e vedi questo, questo qui il, ecco io dal momento che non faccio le registrazioni eh, ecco questo qui non faccio le registrazioni questo è tanto per farti capire ecco, il percorso del eh, non faccio registrazioni diciamo più canali ma faccio sempre stereo allora ho fatto una modifica quindi questa è l'unica macchina al mondo che ha eh, un pollice due tracce quindi con una qualità con una dinamica pazzesca a valvole questa è una macchina del 60 eh? questa è una macchina del 60 e quello invece l'hai rimasta a quattro tracce o anche quello l'hai modificato no, questa qua nel senso che come lavoravano facevano la registrazione diciamo, a quattro tracce, ok eh. quando avevano, diciamo, facevano il... il, il Sono io, vai, ah, vai. Il mixaglio, no? Eh. De, de, e lo sparavano su due tracce e un quarto. Ah, ok. Quindi okay. questo è lo studer. Questo è, è, è lo studer. Sì, lo studer. Che poi dopo mi hanno detto... Mamma, che... te lo vorrei? No, guarda, guarda Sperta che, che te spettacolo. Che... Te lo... No, lasci così. No, no, no. Eh. no. Per capirsi, nel 60 cosa ti tiravano fuori? Cioè, i nostri nonni, chiaramente questa macchina è stata completamente restaurata da degli ingegneri svizzeri che hanno lavorato con Willi Studer, quindi ingegneri anziani, chiaramente. Certo. Ma... Ma, 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 ma... Cioè, tu pensa, tu pensa... Poi, fra l'altro so che i Beatles usando le quattro tracce sì. per avere più tracce sì. dopo loro esportavano un, le quattro tracce sì. le mettevano in una traccia e nelle altre tre avevano per poterci registrare sopra esattamente facevano il ping pong il ping pong. mentre oggi gli studi oggi sono gli studi che hanno quante tracce anche 64 tracce però la questione è che, che la, la, la bellezza la bellezza era che te la tua traccia era non era un micro bro, era un quarto di pollice. Quindi avevi tanta dinamica, sì. avevi un contenitore così pieno certo. dove potevi mettere tante informazioni, queste eh, informazioni certo. sono emozioni, sono suono, sono qualità, sì. certo. e, e praticamente facevi, facevano il master finale con questa. Quindi quattro tracce, mix e poi il master qui questi sono dove già quali dischi hai registrato su questi il primo album il primo album dei beatles è stato sì, registrato con queste qui. macchine qui sì. ma pensate sì. 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 e questo cos'è questo no questa è una macchina unica eh. è dell'ampex allora, qui devo dire che ti posso dare ragione quando dici che sono fuori di si testa, testa. Ah, qui no, qui, no, no. qui devo dire allora eh, perché sono quindi... allora se te lo vedi uno dice, ma potrebbe sembrare un registratore... Sì, normale, abbastanza normale, Però, ecco, Allora, non è un registratore. Che cos'è? Allora, sai cos'è? Allora, io prendo, aspetta, aspetta, volevo prendere un nastro... Eh, ta, 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 eh, aspetta. Col nastro sì. Questo qui è un nastro, vabbè, qui è un nastro da, da, da un quarto di pollice, due tracce, no? Sì, quello classico. Quelli dei Revox, degli Ampex, eccetera. Sì, degli Ampex, eccetera. Però qui io ci posso mettere nastro da un quarto, nastro da mezzo e nastro da un pollice, ok? Allora, questo, questa, questa, eh, questa macchina qua serve praticamente per togliere le micro impurità che ci sono nei nastri vergini prima di registrare è come se io in un certo senso pulissi il guarda, nastro guarda allora tu stai parlando con uno che ha lavorato con Gianni Gitti che nei video faceva la stessa cosa ah vedi allora eh. cioè per me è normale sentire eh. queste follie. di ah. fatto anche lui era un folle perfetto praticamente cioè tu, prima, tu prendi un nastro vergine ma prima di registrarci sopra lo pulisci sì eh, cocco, eh, io lo so. allora io faccio due cose allora, se devo essere sincero, faccio due cose. La prima cosa lo riavvolgo dall'altra parte sì. no? per dargli aria come il vino, no, no, no? l'ossigeno. Lo so, lo so, lo so. E poi toglie anche a volte che può essere un po' incollato, un po' attaccato, cioè Bravo, sì. gli dai dinamicità, perfetto. Quindi, no, ma lo so. so Praticamente, sì, sì, no, ma... va riavvolto e poi a quel punto. Quando l'ho rigirato, no, qui è qui, lo rigiro e arriva qui. Certo. Okay. lo rimetto qui, sì. lo ricollego sì. e praticamente lui passa in questo sistema, vedi? Ma è, è unico. No? Non, non è... Diciamo che lo usavano all'Ampex sì. eh, proprio agli albori. Poi chiaramente i più, i più giovani anche di allora hanno detto: ma ragazzi, che rottura di olioni. Sì, anche se c'è uno screcettino, un clic, e poi eh, lo ripuli. E praticamente, vedi, facendo, fa, facendo questo lavoro qui... Eh, tu lo pulisci. Praticamente lo metto in, 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 in posizione, ecco, e vedi, facendo questo percorso, ecco qui, e ora ci vuole la bobina, quella, 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 diciamo, di... Certo. di e lo metto a una velocità abbastanza alta. Eh, questo scorrimento eh, fa sì che ehm, nella parte, perché il nastro ha una parte magnetica... E una parte no. No, una parte magnetica e una parte no. Nella parte no, quando viene il nastro tagliato, perché ti considera che un nastro è un, un bobinone, viene fatto a fette, come, 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 come se fosse fettone di salame, sì. di mortadella, be bella spessa ci possono rimanere delle impurità di, di, del trattamento, eccetera. In questa maniera certo. il tutto, ma perché dico questo? Perché uno dice, vabbè, ha pulito, ok. Ma la questione è, queste impurità, se mi vanno sulle testine di registrazione, che io naturalmente smagnetizzo, pulisco, certo. eccetera, ma all'inizio... Ma se io ci metto il nastro e dopo 5 minuti che gira ha raccolto delle impurità, si sono posizionate nella testina. Eh sì. E questo significa che eh, la purezza del suono viene inficiata. Stiamo parlando forse di seghe mentali? Per me, no. No, per me sono, no. Sono masturbazioni necessarie. Per me, no. Ma vedi, è come, ti faccio un esempio: è come, dico un'altra un cosa che per molti sarà aspetta prendo questo perché così ve lo faccio vedere oh, per dire, questo qui è un master è un master eh, di, di, di cazzole fonè eccetera Quindi è un master eh, stereo no? originale sì. ok praticamente il faccio un esempio lo, lo, lo vediamo qui no ma di, di, no. dimmelo senza stare allora Normalmente, te, quando prendi un nastro, un nastro. Aspetta, facciamo un esempio. Facciamo un esempio. Qui siamo nel mondo della. della follia artistica fantastica. No, diventa, diventa troppo complicato. Allora, quando ti prendi, compri un nastro nella scatola, te lo trovi così. Sì. No, cioè, per capirsi, però c'è un affare a incollato: sì, che è questo, sì. ok? lo trovi così, cioè, nel sì. senso te apri la scatola e lo trovi così, no? Sì. Ok? Quindi è, è avvolto a sinistra, sì. non è avvolto a destra. No, allora, però qui non c'è l'etichetta, no? Dici allora, quindi correttamente sarebbe così, non so se rendo. Sì. Allora, te mi puoi dire, ma come mai, scusami, in tutto il mondo io prendo un nastro e lo trovo a volta a sinistra, con, con questa qui. E come mai te lo metti a volta a destra? Non so sì. se ti ho reso l'idea. Sì. Perfetto. La risposta è semplice. La, il perché lo faccio, ti do, te lo dico anche, lo faccio perché i grandi vecchi lo facevano. Perché lo facevano? Non, non, si si sa. Sa. non si sa, ma lo facevano quando il nastro deve stare a riposo, quindi sia vergine che inciso, ma soprattutto se è inciso, deve stare avvolto a destra e non a sinistra, se sta Avvolto a sinistra ed è inciso, l'effetto copia, che te sai benissimo cos'è, aumenta. Se te tieni fermo un nastro, no? Chiaro che io li faccio girare spesso, però... Cioè, no, no ma ho capito, ho capito. Ma ti rendi conto? L'effetto copia ho avvolto capito. a destra è minore esatto. e significa quindi che l'effetto copia è è sinonimo di qualità perché vuol dire che è analogico, ma se è molto forte diventa Sturba. un po' di disturbo. Allora ti rendi Dai, conto so di... No, so che tu di... stai parlando di eccellenza di suono in un mondo in cui l'iFi piano piano tornerà, però non è più considerata. Non è più considerata. Cioè, certo, i, no. I ragazzi ascoltano la musica so. nell'altoparlantino nell del, de, de, del telefonino, del telefonino. Esatto, o, o, esatto. Eh, però non sanno quello che perdono. E eh, lo so, questo è, è, è di fatti perché, perché una delle ragioni perché scusa, scusa il francesismo, in tutta questa vita mi sono fatto un culo spropositato per, per la qualità, per salvare i, i macchinari. Per, perché mi auguro che dopo di me questa cosa, intanto ci siano dei, 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 prodotti. dei prodotti che dimostrano questo, no? Perché te vedi, questa roba qui ultima che tu appena uscita Musica nuda verso sud, Olovase con la Magoni Fantin, Salvatore Accaddo, Scott Hamilton, Giulia Mazzariello, eh, vinili originali analogici fatti a nastro con certo. queste lavorazioni. E chi li ascolta si emoziona. Io mi auguro che prima o poi questi dischi verranno ascoltati anche dai più giovani che diranno, cazzo ma senti che suono questo video è dove è uscito sì. capito, e anche se lo ascolteranno in un peta impianto, come lo chiamo io anche in un giradischi modesto, perché se il disco è inciso bene, anche sì, in un piccolissimo bene. impianto, cioè sì. ti sembra di aver cambiato la testina sì. cioè, o ho, ho giradischi, capito, ecco quindi questo è interessante. Giulia Cesare quando io venne qui con Dolce Nera sì. lei venne con un cd dove aveva inciso delle canzoni sì tu ce l'hai fatto ascoltare, sì. poi hai preso il cd, l'hai messo su una pietra o su un sound che roba era, sì. ce l'hai fatto riascoltare e suonava molto meglio e diverso. Cos'è? Allora, lì è eh, l'elettrosmog, cioè nel senso che eh, l'elettromagnetismo eh, che esiste in natura, perché gli studi li ha fatti, i primi studi li ha fatti Pitagora, quindi stiamo parlando, e al tempo di Pitagora non c'erano i telefonini. Quindi, noi invece, oltre alla natura, ci abbiamo messo anche del nostro, okay. di quei telefonini per dire tutto l'inquinamento, le, l'elettrosmog che abbiamo e che ci tocca il nostro corpo, la nostra interiorità. Quello che tu hai ricordato è l'effetto eh, negativo e che poi si è tramutato in un effetto positivo, l'effetto negativo che l'elettrosmog eh, da anche a un pezzo di plastica. Nel senso che un CD come un vinile, se è contaminato da, dalla vita, se è contaminato perché un telefonino squilla vicino a un vinile o vicino a un CD, ma anche vicino a un nastro, questo oggetto si contamina di elettrosmog. Mm. Togliendo, togliendo quindi elettro, ripulendo il pezzo di plastica, che, che nel nostro caso ci aveva la musica, sì. da questo, te senti, non è che senti, cioè la diversità è perché senti la registrazione come è stata fatta all'origine. Cioè non è che taggiù. Ma, Ma che pietra è quella? Quello non te lo, non, non te lo dico, Va bene. perfetto. E, è una pietra che ha all'interno dei minerali: Certo, che puliscono. Che voglio dire che puliscono. Ehm, se tu ricordi con precisione il disco normale e il disco trattato senza l'elettrosmog. Io dico, penso sempre, ma il nostro cervello, cioè se un pezzo di plastica si contamina, il nostro cervello, il nostro organismo, cosa... Si contamina. Non ci voglio pensare. Ma di fatti io ho una tesserina nel telefonino che toglie le frequenze negative Bravissimo. del telefonino. Bravissimo. E lo dimostro con la kinesiologia. Esattamente. Quindi vedi su questo certo. eh, posso aggiungere una cosa eh, particolare, che avendo questi, tu ti ricordi questa pietra, cioè, diciamo, eh, che è di dimensioni anche una anche abbastanza grande, eh, ho voluto fare una prova con eh, uno strumento musicale, cioè togliere l'elettrosmog dallo strumento che poi viene suonato dal musicista. Chiesi, dato che ho un rapporto, voglio dire, trentennale di amicizia e di, lav e di lavoro con eh, Salvatore Accardo, chiesi a, a Salvatore se potevo fare questa prova col violino. Dal momento che i suoi violini sono dei violini stradivari, cioè, che costano parecchi milioni, dice Giulio Cesare. Siamo anche molto amici, però io il violino, cioè capisco e apprezzo i tuoi ragionamenti, però io mettere il violino sulla pietra, onestamente, non, non direi di no. E allora l'ho fatto, avevo una produzione jazz con Enzo Pietro Paoli, Fulvio Sigurtà e Battista Lena, quindi chitarra, contrabbasso e tromba, allora chiesi a chiaramente... L'unico strumento dei tre che potevo appoggiare sulla, sulla pietra era la tromba. Allora chiedi a Fulvio Sicurtà se potevo fare questa cosa. Lui mi disse, va bene, e registrai eh, un frammento eh, con la tromba prima e la solita cosa con la tromba dopo. Allora, lui, sono sincero, disse, ma io differenze non ne ho sentite. Io ti dico la verità. E la differenza, e l'avevo sentita parecchio, soprattutto perché, voglio dire, anche nel jazz, cioè, hai dei momenti dove il suono della tromba viaggia, soprattutto in acustica, in un teatro. Era il teatro Persio Flacco di Volterra, un'acustica eh. ottocentesca. Oh, e io sentivo il suono che viaggiava di più. penso che Questo è molto interessante. E naturalmente, eh, i, i miei nastri... E tutte le cose sono trattate però non lo specifico perché Vabbè. già sono fuori di testa, no, no, sarebbe no, ancora no. Ti fanno un TSO. Capite? Mi fanno <ride> trattamento quindi... sanitario obbligatorio. Trattamento Senti, sanitario obbligatorio. Frequenze della musica: la musica ha delle frequenze. Ci sì. sono delle frequenze che ti fanno stare bene, e delle frequenze che non ti fanno stare bene. Sì. Questa storia del 432 Hz versus 440 Hz. L'accordatura. Allora su questo ti dico la verità, non, ehm, non ho ancora allora, eh, sicuramente, dato che come sai io ho grande rispetto per la rincarnazione, eh, sicuramente i, io ho ascoltato in altre vite la musica, eh, quindi accordata. A 432. Esattamente. Ma la questione qual è? No, ad oggi non sono, non sono non ho tirato delle conclusioni perché è difficile, per la mia metodologia di testare le cose, mi è difficile capire se è migliore una strada o un'altra, per una ragione molto semplice. La prova ottimale sarebbe quella di registrare, avere la possibilità di, di andare nel 700 e registrare il violino Stradivari appena fatto da Stradivari con l'accordatura antica e, farlo. e non registrare lo Stradivari oggi. Ma lo Stradivari ma di allora. allora avere la possibilità di, di, di prendere questa macchina, i microfoni, andare nel Settecento e registrare lo strumento Stradivari appena fatto. No, quindi uno strumento okay. fatto dal più grande liutaio vivente. Accordarlo antico. Registrarlo. Poi, oggi, registrare lo strumento appena fatto del liutaio più importante che c'è vivente al mondo, oggi. Quindi lo stradi, il signor Stradivari di oggi, accordarlo con l'accordatura, voglio dire, contemporanea, registrare il solito pezzo col solito musicista, quindi a cardo, allora, eccetera, a quel punto puoi fare una prova vera. Perché, se io prendo uno se io ho capito, capito antico di Tre sì, secoli... Allora, noi la prova l'abbiamo fatta. A Roxy Bar, Fausto Mesolella ha sì. accordato la chitarra a 4,32 e a 4,40. Noi non sapevamo quando era accordata a 4,32 e quando era accordata a 4,40. Certo. Ha fatto lo stesso pezzo, quindi lo stesso artista con la stessa chitarra, lo stesso pezzo che era un pezzo di 1 minuto e 10 di Eric Satie avevamo dentro i oltre alla gente computer che rivelavano, rilevavano le frequenze della gente di due diversi tipi mm. la gente e i computer hanno dichiarato che le persone stavano meglio con l'accordatura 432 tutti e tre quindi sì. l'esperimento l'abbiamo fatto perfetto questo benissimo questo è una io quello ecco in risposta a, a questa eh. a questa prova che hai fatto e che è sicuramente molto molto importante. Ecco, io ho, com ho compensato con, da quando ho iniziato a produrre fino ad oggi tutto questo con l'acustica dei luoghi storici. Certo. Nel senso che... Non ho capito ho sempre Ho sempre pensato che per dare a te ascoltatore... La migliore condizione possibile da un punto di vista psicologico, interiore, emozionale, dovevo legare il suono originale ad un'acustica storicamente adatta alla musica che facevo. Quindi sono andato. Se avevo da fare il barocco, andavo in una chiesa barocca, okay. eccetera, eccetera. Questo per cercare di rendere il suono il più possibile, voglio dire, fluido alla tua percezione, okay. poi sai. Giulio Cesare, allora io eh, non posso far ascoltare musica qui dentro perché no, no. La, quali no, la qualità che io posso percepire ah, da beh, questo certo, microfono certo. non è nulla nei confronti alla incredibile qualità di musica che ci ascolta con que tutta questa Però tua... Però c'è una cosa che ti volevo far vedere... Che cosa? No, nel senso che una cosa che forse... Che cosa? È così... No, è... Eh gli oggetti che fanno parte del procedimento della lavorazione. Quali sono? Cioè, la lacca. E dove la lacca? Eh, ti ho portato ah, il test pressing, ah, gli stampers. Cioè, ho perché no, ho perché portato... tutto nasce da una, da una storia che io ti ho mandato un articolo dove Tibbon Burnet, che è un musicista, ha inventato il disco di metallo e tu hai detto è una cazzata. Perché? No, allora, io non mi permetto, non ho detto è una cazzata. io Uh, leggendo il comunicato stampa sì. in, in una rivista, poi sì. ne abbiamo, te, mi hai girato un link, certo. eccetera. Io, allora, innanzitutto, ho notato due cose. Primo, un racconto che mi sembrava volutamente un po' romanzato, nebuloso, ma questo ci può stare in un comunicato stampa. Mi è sembrato più grave. Da uno che si chiama Mastro Vinile come Renzo Arbore mi chiama, leggere che questa persona ha inventato un sistema per fare un trasferimento dire, analogico su un disco di scera ma con un po' di metallo, un po' così, che è pezzo unico, stato dell'arte potrebbe essere il futuro a che ho detto sai se questo di dov'è America. americano sai? Sai, io sono livornese quindi eh certo. quello americano no perché io che sono livornese ma non solo non solo io, non solo io. Dove... stai cercando che cosa sta cercando qualcosa sto cercando una cosa che era qui sto cercando una cosa che era qui allora, era qui. allora cioè, ricordando questo signore americano che ha scoperto l'acqua calda eh. e parla di un disco di cera eh, con, del con, con del metallo io ho detto, ma io ce l'ho già, ce l'ho già da 40 anni. Eh. Cioè, ma non uno, ho tutti i miei dischi, tutti i miei album hanno il disco di cera e, e, la, e la lamina di metallo. E Red, ti posso anche dire come si chiama? Come si chiama? Si chiama Reference Lacca, che è questa. Scusa, senti col naso? Senti, senti se che c'era? Sì, eh, c'era. Perfetto. Questo si chiama, ora non so l'inclinazione... Eh, no, la cerco io. Ecco, cerchi, lo tengo fermo. Eh, reference Lac. Allora, questo, vedi, pesa. Sì. È un disco, è un disco di metallo circondato tutto di cera, guarda, anche qua, eh? Lato A e lato B. Certo. Lato A e lato B, vedi? Lato A. E il lato B. E lato B. Eh, lo scritto E questo è quello che cos'è? È, è un. è una allora, prova? Allora. Io da 40 anni. Eh. Quindi o questo americano Vabbè. si è svegliato ora. Vabbè, comunque tu da 40 anni tu prendi il master originale? Allora. Il procedimento è questo. Io prendo il, mas il master originale a nastro. Sì. No? che normalmente è fatto con gli AMPEX, sì. gli AMPEX mezzo pollice, non un quarto, sì. mezzo pollice, sì. non esagerato un pollice, mezzo pollice. I Rolling Stones usavo quando mi insegni dicevano hanno approvato l'Ampex. Avevano approvato il master fatto a 76 cm al secondo a volte 38. Ma a volte 76, perché questi vanno a, a 76, vedi 30 sì. 30, 15, 15 e 38, 30 è... 76 più veloce va il nastro, più alta, la più roba, roba, più alta più la è la qualità più alta la qualità e la dinamica. Quindi questo nastro qui, col, questa, questa macchina collegata al tornio di incisione, sì. con io cosa faccio? Prendo una reference lack sì. Che è grande come l'LP. Certo. Eh, io la metto nel giradischi tant'è vero. Sì. Ma per quale motivo? Io faccio le regolazioni, no? I livelli. Provo. Per farci entrare tutta la dinamica, per fare i solchi più a larghi possibili. Certo. Nel range dei 20 minuti, 22 minuti, 18 minuti a 33 giri. Certo. Sto parlando dell'LP grande, del long play? Dopo che ho fatto le prove, faccio un trasferimento completo del lato A e del lato B. Lo metto nel generischi e lo ascolto. Certo. Se mi garba. Mandi se... stampa il disco. No. No. Quello è reference lacca. Cioè? Eh, eh, questo è il gioco. Reference LH. Scusa, io con la reference che è. Una lacca a sì. tutti gli effetti, come faccio a farci la galvanica? Guarda, scusami, guarda la, la distanza che c'è tra il dito che tocca e l'inizio del primo brano. Cioè È pochissimo. Sì. Come faccio io con la pinza, con una pinza, a, immett a immetterlo nella vasca galvanica perché si circondi di nickel argento non posso, sì. ho bisogno di una lacca più grande. Eh. io ho fatto la reference lacca per verificare che all'ascolto il suono si, il trasferimento sia ottimale perfetto ma poi questa la tengo come le cose sante naturalmente certo. perché come dice l'americano pezzo unico no? eh, certo, certo, eccetera eh, eccetera, eh. eccetera allora che cosa faccio prendo una master lacca più grande certo che è uguale, cioè è uguale, no, certo. di, senti, di, di, di certo. cera. Cioè, guarda la differenza, scusa, guarda. Certo, non no, è enorme, enorme. No, ma per quale motivo? Te lo spiego, perché lo vedi il solco qui, lo vedi tra l'inizio del brano e, e qualche che spazio c'è? Certo. E io in questo spazio posso metterci la pinza. Per e andare giù per nel... nella vasca galvanica, non, non sciupo l'inizio del, del primo brano, certo. Certo, ecco. Allora quello che a me dispiace, vabbè, ma fregatene, no. hai, hai fatto capire come funzionano le cose? Sì, no, quello che a me, scusami, un bimbo. Può... Un bimbo deve dire avevo ragione io, no, no? Che avevo ragione io. Allora questa cosa qua, io per 40 anni. E me la sono tenuta per me, o, a, o tra le, le, gli appassionati, sì, eccetera. Sinceramente, è ora di dirla. No, il fatto che l'americano si alza la mattina e ha inventato una cosa, attenzione, non l'ho mica inventata io. Eh. Questa cosa qui l'hanno inventata i nostri padri i nostri nonni. Io sono solamente un portavoce. Tu continui una tradizione. Esattamente. E quindi, però, dal momento che, per mia cultura, io sono un condottiero mm. e difendo la tradizione, sinceramente sto molto attento e mi girano i coglioni quando qualcuno la fa fuori dal vaso, Va perché offendono i nostri padri, i nostri nonni. Punto qua. Vai avanti. Allora, abbiamo detto, abbiamo detto, la Galvanica, eh, 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 capito? La Galvanica. Questo cos'è? Eh. Alla fine della galvanica... Eh. Te te allora, te guarda, ti ricordi, no? Certo, è lo, lo spazio, spazio che c'è. Esatto... Cioè, te hai messo, hai messo la lacca, quella grande che si chiama Master Lacca, sì. l'hai messa nel bagno galvanico. Che è questa. Che è quella lì. E io la metto nel bagno vedi? galvanico e ottengo questa cosa. Che cos'è? Allora... Questa cosa qui di Nickel argento allora, tanto un ragionamento la lacca è positiva cioè, hai visto la reference? La metto nel giradischi e suona, e suona. se te fai un procedimento galvanico allora, questa è positiva quindi io potrei mettere anche questo sul giradischi però non c'entra perché è troppo grande certo però ma potrei... il concetto è questo va bene <coughs> scusami a quel punto ti hai fatto la galvanica il nickel Argento ha inviluppato tutto il nostro sì. coso. naturalmente la master lacca è lato unico certo quella ho fatto la prova lato te... A lato B sì. costano quindi certo. lato A lato B master solo un lato galvanica quando esce la garvanica, te è come se dentro trovi la lacca nera, no? Qui la trovi. E, e fuori c'hai questo e un'altra.. No? Perché è come se tu avessi un involtino. Certo. Cioè hai un involtino piatto. No, ma io ragiono con la fotografia, eh. quello è il positivo e questo è il negativo. Perfetto, benissimo, allora, hai detto tutto. Ecco, io col negativo stampo. I dischi sì. questo va nello stampers nella macchina ok e stampo si chiama stampatore diretto sì. diretto ok che non è quello industriale che sono no I, 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 il sistema industriale della fotografia è molto semplice l'h che è positiva sì. negativo Altra galvanica positivo, sì. altra galvanica, secondo negativo, secondo negativo. Quindi perde qualità. Chiaramente dice: come mai lo fanno tutti? Perché costa di più. Te lo spiego. Perché dice: Ma come alla fine fai fa. solo un passaggio. Sì, Ferma al tordo, come dicono okay. in campagna. Allora io ho fatto tutta la galvanica. Lo apro. Lo controllo. Metti caso che nel processo galvanico della polvere è entrata nel processo, nel, nella lacca di nichel argento vedi una specie di buchino. E quindi se è buchino, quando ci arriva, se ti stampi e la arriva la testina senti tom. Certo. Quindi cosa fai? Butti via tutto e quindi riprendi il nastro e rifai tutta la, tutta la storia. Se hai fatto il procedimento, quello chiamiamolo più industriale, meno esoterico, tu che cosa hai? Hai la tua master, master lacca, hai fatto il negativo, ti è andata bene, hai fatto il positivo, rifai l'altra galvanica, ma se in fase di stampaggio lo stamper si rovina te non devi mia riprendere il nastro eccetera eccetera, riprendi il positivo, e fai un rifai un'altra galvanica eh, eccetera. Certo. Però ci sono due problemi, io chiaramente sto parlando in termini estremi. Certo. I problemi sono, quello che hai detto un attimo te fa, che la qualità, perché è la fotocopia della fotocopia della fotocopia, eh. però sai, a livelli tecnologici te mi puoi dire... Lo scienziato, gli ingegneri dice no, ma queste sono fisime del, del Ricci che è un ingegnere del cazzo e quindi... Leonardo tempo. stai parlando? Eh? Leonardo? No, no. Del, del, del fisime di? No, un ingegnere tradizionale sì. può dire no, ma queste sono le fisime di Giulio Cesare che è un ingegnere del cazzo sì, perché sì, sì, certo. fa le osse tutte alla sua maniera. La fotocopia, la fotografia, la fotocopia è perfetta. Ah, va bene. Perfetta. Io, io che invece sono... Pignolo. Sono pignolo, ti dico. Te hai fatto il tuo procedimento, no? Hai stampato il, il tuo disco, poi però ti sei accorto che ha dei problemi. Allora dice oh, non c'è problemi prendo il positivo, rifaccio la galvanica, o oh no, o a metà produzione, o faccio, so, 10.000 copie e allora ho bisogno, no? Perché... Di fare più stampers prendo il positivo ma quando prendi il positivo e è stato lì una settimana qualche giorno non si ossida certo nickel argento se ti hai un, vasino, un vaso d'argento a casa dopo, e allora cosa prendi? c'è problemi prendo il, il materiale abrasivo per, per pulirlo eh, ma cazzo è un materiale abrasivo fatto apposta. Sì, e fai io sì. Eh, certo. E li fa bene? Secondo te li fa bene usare il materiale per la pulizia? Non mi viene ah. in mente quando, quando l'Alenco inventò l'Ercocre, che fu la rovina dei dischi. Dramatica, drammatico, sì, drammatico. Per dire... liquido che puliva i dischi... Cioè, non lo conosco, l'ho provato anch'io. Anch eh, ma ha rovinato ha tutti... Ma ha rovinato i dischi. i dischi che ho usato. Per dire, da questo punto di vista è chiaro che l'industria fa il suo gioco ma dal momento che quello che a me interessa che nel vinile ci sia una qualità eclatante sì. tutte le fasi devono essere rigorose sì. e per essere rigorose ci vuole voglio dire okay. una metodologia certo. ecco, altra che... cosa scusa e te la devo lì eh. è il fatto della stampa eh. io leggo anche ora chiaramente ho visto tirature, il Clapton un disco esoterico, alta fedeltà eccetera, 10.000 copie è chiaro che tu ne fai 496 è chiaro che allora se te fai tiratura limitata ma anche i 5.000 quello che è va bene dice sì ma poi però dopo un po' ho cambiato lo stampers sì. allora Giulio Cesare sempre la solita ha provato che dopo 550-600 opie, lo stamper, cioè questo qui, no? no questo qui lì, metallico. metallico. Le creste si insumano quindi... perché fa così, sempre così. E allora se te hai la copia numero 100 o la copia numero 600, c'è differenza. E la differenza c'è. Sai per allora, quella 10.000. Ora, più. io voglio credere che dopo mille... cambia. Cam Ci vuole... voglio esagerare. Ma a mille copie... A no Guardate, c'è l'ordine, c'è l'ordine si cambia. Tu ne fai 490. Però, dal momento che dopo 550, 600 e si consuma... Se te hai l'890 copia rispetto alla centesima e c'hai un suono leggermente diverso, la matematica non è un'opinione questa eh certo. è, questa è fisica, un'elettronica. Un Senti, Giulio Cesare. Ecco, questo qui, ecco, poi però abbiamo fatto un'altra cosina da far vedere. Che ecco, cosa? Qua. Questo qui è il test pressing. Cioè? Nel senso che io ho fatto... Hai fatto la reference, l'H, di controllo, ho fatto la Master eccetera ho fatto la carvanica, eccetera, eccetera. eccetera. Però, devi, però quando ho tutto pronto, devi, do il via. Devi avere un positivo da ascoltare se va ancora bene. È bravo, ed è, questo. ed è questo che si chiama te, test pressing, test pressing, e, e, e praticamente se io te lo, te lo apro. Chiaramente, eh! Di... C'ha cioè, l'etichetta bianca perché è. Perché è un test per che tu sono, ascolti. Tre copie, faccio tre copie, tu te le ascolti. Me le ascolto e dico. Sono, sono contento. Che dai l'ok. Okay. Cioè, quindi cioè, ci siamo capiti che, che lungagnata. Sì, no, per, ci hanno capito che chi fa i dischi così c'è solo Giulio Cesare Ricci no, e Ricci. No, eh, lo... Vabbè, vabbè. Comunque se, detto, vabbè comunque, se no, per, no, però tu mi avevi detto, mi avevi promesso in regalo. Cosa fausto? Isolello un disco di quelli con la cera? Sì, certamente e ce l'ho e ce l'ho e ce l'ho per te, ma, ma dal momento che il regalo doveva essere le patate, signor Ricci, le patate, signor Ricci, perché tu sei anche campione europeo, europeo della patata, patata fritta. fritta. E, e questo, dal momento che ti ho spiegato che le patate si devono, le patate fritte quindi, ottimali, quindi tu, devono... Capito. Tu non mi dai il regalo perché io devo tornare per mangiare le patate fritte. Bravo, vedi che e sei... sei... Ma, ma no. sei... <ride> no, perché sei, ho a che fare con i matti. hai <ride> capito? Quindi ormai interagisco. Senti, e quindi, però prende... è sempre un piacere. Eh? Prendiamo un po' di... Quindi non mi dai, va bene, ok? Allora, prendiamo un po' di dischi, andiamo fuori e li guardiamo, ok? Certo, va bene? Ok. okay. <coughs> <mask>